Eccoci nuovamente qui, carissimi MTIers. Giugno sta bussando e nuovi arrivi su Amazon Prime Video fremono per uscire. Cosa ci possiamo aspettare quindi da questo giugno di Amazon Prime Video? Andiamo a scoprirlo! Apro questo video con qualche chicca catalogo che magari ignorate e se volete saltare alle novità mentre vedete apparire le grafiche relative al mi piace, iscrizione al canale e ai miei social, ricordatevi che questo video è indicizzato così da poter vedere solo quello che vi interessa. Tra le cose nascoste nel catalogo Amazon possiamo andare a trovare qualche trash interessante, non estremo, come Rollerball di Jean Reno, Fascisti su Marte di Guzzanti, Fottuti Omini Verdi, di cui magari farò una live di commento sul social Viola, Shaolin Basket e Borat, il primo del 2006. Passando invece a qualcosa di più mainstream, ma magari dimenticato, tutta la serie di Buffy l'Ammazza Vampiri, Existence, Old Boy e Vanilla Sky. Ora però partiamo con le novità. Parto con un film bello intenso, The Mauritanian, la storia di un detenuto del carcere di Guantanamo a Cuba, che ricordo essere una struttura degli Stati Uniti, in cui Mohamed Slay è stato rinchiuso per ben 14 anni senza che mai venisse formalizzata l'accusa nei suoi confronti. E poi io mi lamento dei 90 giorni e passa del Giappone. Si tratta quindi di un film basato su di una storia vera trascritta durante la prigionia in un libro di memorie e pubblicato un anno prima del suo rilascio ufficiale. Un cast di tutto rispetto, Judy Foster e Cumberbatch su tutti, vi impediranno di saltarne la visione. Ecco ora un film italiano, maschile e singolare. Si tratta di una pellicola con Michela Giraud, recentemente coinvolta in un brutto episodio di Cancel Culture. Ebbene, qui si parla di un argomento proprio scottante, l'essere donna all'interno di una relazione. Difatti, dopo la separazione dal marito, la nostra protagonista affronterà un viaggio personale per rendersi conto di quanto fosse per lei tossica quella relazione e quanto ci fosse di sbagliato nel sacrificare se stessa per portarla avanti. Insomma, un film riflessivo che al giorno d'oggi serve. Torno alla fantascienza con Chaos Walking, un film che sembrava non avrebbe mai visto la luce, di cui la Lionsgate aveva acquistato i diritti nel 2011 con la speranza di farne un franchise come altri similari. Il risultato è che lo vedremo solo su Prime, senza passaggio nei nostri cinema. Nel cast ci sono comunque Tom Holland e Daisy Ridley, e la trama parla di questo giovane uomo in un pianeta alieno colonizzato da umani, in cui tutte le donne sono state uccise da esseri del luogo, mentre i maschi hanno sviluppato potenzialità ESP. Quando si schianta la navetta della nostra protagonista, la storia prende piede e riuscirà Viola a salvarsi? Cosa si scoprirà su questo mondo? Penso che conosciate Jeremy Clarkson, lo storico conduttore di Top Gear, confluito da anni su Prime a fare The Grand Tour. Ebbene, questa volta per tenerlo occupato gli hanno dato una fattoria. Come avrete visto nei mesi passati, erano arrivate serie separate anche per Hammond e May, e questa volta tocca a Clarkson gestire appunto una fattoria, cosa su cui ovviamente non ha alcuna conoscenza. Classica serie divertente e assurda per mettere in ridicolo un personaggio che comunque non ha mai fatto nulla per non mettercisi da solo. Sicuramente un ottimo diversivo. Arrivo quindi al culmine di questi nuovi arrivi, la serie Solos. Si tratta di una serie antologica con un cast, come vedete dalla locandina, di tutto rispetto. C'è pure Morgan Freeman. Ogni storia è accumulata dalla solitudine di questi personaggi e mostrerà come invece, anche in questo stato, i nostri collegamenti interpersonali ci sono sempre e sono quelli che alla fine ci sostengono sempre. Una serie che credo essere di spessore e creata col fine di aiutare chi si trova o sta entrando in una spirale di depressione che potrebbe togliergli forze, un problema spesso sottovalutato da questa società e che merita invece tanta discussione.
Con questo direi che abbiamo concluso anche questo video su Amazon Prime Video, ma prima di lasciarci e ricordarvi di mettere mi piace, iscrivervi e attivare la campanellina, voglio farvi una domanda. Sono un sostenitore del trash, sia quello bello che quello più osceno. La gradireste quindi una bella live o anche solo un video di presentazione di quei film più meritevoli del genere presenti su Prime Video? Fatemi sapere nei commenti e alla prossima! Ciao!